Ciao a tutti, oggi nuovo video e si tratta di un video tag. È un video tag dedicato alle serie TV preferite, non preferite, insomma, ci sono una serie di domande, 7 se non sbaglio, che abbiamo pensato, ideato in collaborazione io e Edo. Qui su YouTube si chiama Star Fashion Makeup, vi lascio poi il link al suo canale e anche al suo video qua nell'info box. Volevo però fare una premessa e ringraziare Edo tantissimo perché ultimamente non sto più facendo collaborazioni proprio perché non riesco tra i vlog, tra una cosa e l'altra, a portarle avanti o comunque a fare in modo di dire sì, in quel giorno facciamo la collaborazione. Lui è stato pazientissimo perché comunque siamo riusciti a combinare ed non è stato neanche facile perché anche lui aveva i suoi impegni e i suoi video, insomma, da editare, quindi lo ringrazio tantissimo per la pazienza e gli mando un super bacio. Ciao Edo! E noi invece iniziamo con le domande, anche se credo che in realtà molte di voi possano rispondere al posto mio, però insomma non potevo non fare il video tag sulle serie TV, cioè la cosa che guardo di più in assoluto. Prima domanda, serie TV preferite? E allora, la mia serie TV preferita del momento è The Originals. Quindi la serie costola, spin-off si dice, di Vampire Diaries, quindi quella che hanno creato per mantenere i vampiri originali che avevano introdotto nella quarta stagione, credo, e comunque erano piaciuti talmente tanto al pubblico, tutte cose che ho letto, e ovviamente non, cioè le ho lette proprio dalle interviste rilasciate da Julie Plec, che Plec, dall'autrice, che comunque ogni tot rilascia delle interviste, e ha spiegato proprio che ha inserito The Originals, quindi ha inserito questa serie costola perché erano piaciuti tantissimo gli attori che facevano appunto la famiglia dei vampiri originali e ci teneva a non far perdere la storia, però voleva proprio dedicargli una serie. E devo dire che mi appassiona tantissimo e mi piace veramente un sacco. Infatti, la sto seguendo ancora di più di Vampire Diaries. Poi, ovviamente, al secondo posto metterei Vampire Diaries e lo sapete perché lo adoro, lo guardo da sempre, aspetto le puntate, le guardo poi diciamo, in streaming, però con i sottotitoli. Quindi le guardo sottotitolate in inglese, vi metto poi magari qui nell'info box, non so se sia una cosa che si può fare, però provo a mettervi i siti in cui vado a vedere le puntate, le guardo proprio il giorno dopo che sono uscite in America, di solito verso l'una del pomeriggio i traduttori fantastici, che ringrazio tantissimo, cioè non vedranno mai questo video, però io li ringrazio, mettono già la traduzione in italiano e quindi verso l'una di pomeriggio si può già vedere la serie che loro hanno visto la sera precedente, insomma, quando da noi era notte, non so se mi sono spiegata. E la stessa cosa la faccio anche per Pretty Little Liars, che adoro, anche se è molto complicato perché ti manda un pochettino fuori di testa, ogni volta che hai una teoria su chi possa essere A, te la smontano completamente nella puntata successiva. Però a me piace tanto, mi piacciono tantissimo le attrici. Mi piace proprio anche quel genere di serie TV. Per quanto riguarda quelle italiane, invece, non ne seguo tantissime. Seguo i Cesaroni, lo sapete, seguo Un medico in famiglia e seguo anche Che Dio ci aiuti. Poi, dall'anno scorso, ho iniziato a guardare anche Un passo dal cielo, che è ambientato in Trentino, Alto Adige. E dove c'è Terence Hill, non so chi l'abbia mai visto perché so che le opinioni su Terence Hill, l'attore, sono molto discordanti. A me piace tantissimo quel telefilm e mi piace tanto, soprattutto il fatto che sia ambientato in questi posti meravigliosi e non lo so, ogni volta mi faccio proprio dei viaggi in quei panorami e di quello mi piace tantissimo l'attore che fa il commissario, credo che sia. Non è il maresciallo, non vorrei sbagliare, il commissario dovrebbe essere. Comunque, ne seguo un sacco di serie TV, in realtà spero di non essermene dimenticata nessuna. Le mie preferite in generale sono quelle appunto americane, però anche tra quelle italiane ne ho diverse appunto che mi piacciono. Seconda domanda, personaggio preferito. Allora, il personaggio preferito in assoluto è Chuck Bass. Infatti non so come ho fatto a farvi l'elenco delle mie serie preferite e non inserire Gossip Girl e The O.C., che è quella che, cioè sono le due serie TV che ho guardato e con cui sono cresciuta praticamente. Solo che, non so, serie TV preferite, secondo me, era più riferito a quelle che guardi adesso. Non lo so, poi Edo come avrà risposto. Vabbè,
io ho risposto così. Non ci siamo ovviamente messi d'accordo su cosa rispondere, ma credo che ne avremo in comune perché non è che ho tantissima fantasia, è un po' una cosa forse di massa, sono le serie TV che vanno di più adesso. Comunque a me piace tantissimo Chuck Bass, è un personaggio super controverso che però mi è sempre piaciuto e mi ha sempre affascinata molto per il modo di fare, per il modo di affrontare le cose e per il modo di essere freddo ma dolce allo stesso tempo, quindi è stato il mio personaggio preferito in assoluto, credo di essermi imparata alcune sue battute a memoria e subito dopo di lui Blair Waldorf è stata proprio, ha fatto parte di una parte della mia adolescenza, tra virgolette, nel senso che anche come stile di abbigliamento l'ho copiata tantissimo, un periodo ero piena di cerchietti, andavo in giro sì, con un cerchietto diverso tutti i giorni, ho avuto il periodo Blair Waldorf. Terza domanda, la serie TV che amiamo di più e appunto ho già risposto nella prima, quindi vabbè, comunque The Originals in questo momento e di tutta la vita credo che sia stato Gossip Girl sicuramente, The O.C. e Dawson Creek, cioè come scordarci Dawson's Creek, veramente bellissima, anche lì ci sono cresciuta guardandola e alla fine mi sono commossa tantissimo nell'ultima puntata. Io ho proprio un problema con le ultime puntate delle serie TV, non fateci caso. L'ultima che abbiamo iniziato a seguire, è stata quest'anno Che Dio ci aiuti, perché gli altri anni non la guardavo, o meglio la guardicchiavo, invece da quest'anno l'ho proprio seguita aspettando le puntate, così come faccio con quelle che mi piacciono da sempre, tipo i Cesaroni, Un medico in famiglia. Ecco, Che Dio ci aiuti all'inizio non mi aveva entusiasmata, invece quest'anno l'ho guardata sempre. Personaggio che non ci piace? Difficile questa domanda, perché in realtà io riesco sempre, non lo so, anche nella vita normale a trovare qualcosa di bello in ogni personaggio. Poi non guardo serie TV con dei cattivi super cattivi, però sto pensando. Uno mi è venuto in mente che non è che non mi piace, cioè non è un cattivo o non mi piace in assoluto, ma è un personaggio troppo ambiguo per i miei gusti ed è Ezra, credo che si dica, che è appunto di Pretty Little Liars. Negli altri telefilm, anche in Vampire Diaries o comunque in The Originals, non ci sono dei personaggi che non mi piacciono proprio a pelle. Lui invece mi sa, non lo so, di viscido, sarò l'unica al mondo che dice una cosa del genere, anche perché è un attore veramente carino, però a me non mi piace, non piace il personaggio che interpreta e mi infastidisce un po' a vederlo. Infatti quando avevano detto è lui A, ero lo sapevo, cioè ero già pronta ad accusarlo tantissimo perché non lo so, non ci abbiamo feeling con lui. E l'ultima domanda è serie TV che è finita, quindi prima del tempo, con una fine un po' così e di cui avremmo magari voluto vedere il seguito. Per me è sicuramente Ravenswood, credo che si dica, che è appunto la serie costola che avevano creato da Pretty Little Liars, quindi quella in cui avevano quella cittadina in cui avevano sbattuto tra virgolette Caleb e che è durata solo una stagione. Non so neanche se in Italia è stata trasmessa, io l'avevo vista come al solito in streaming e a me era piaciuta, mi piaceva molto il personaggio di Amanda. E anche se la storia non era super complessa, era una cosa che secondo me si lasciava vedere. Però a quanto pare avevano avuto un audience bassissimo e in America fanno così, se non va basta, la tolgono. Credo anche che avessero iniziato a registrare delle puntate della seconda stagione, ma hanno interrotto il tutto e hanno fatto tornare l'attore a Pretty Little Liars. Comunque in generale sono una super appassionata di serie TV e credo che potrei stare qui a parlarvene e a fare una disquisizione su ogni serie TV e su ogni personaggio, tipo una cosa eterna verrebbe, perché mi piace tantissimo guardarle, mi ci appassiono proprio, le seguo, cerco sempre di carpire i messaggi nascosti che molte volte nascosti nel senso impliciti, non nascosti, che molte volte vengono mandati e non lo so, a me piace, è una cosa che comunque mi fa compagnia anche quando mi metto a rispondere ai vostri commenti o semplicemente a montare un video, accendo una serie TV e di quelle italiane dove capisco, perché quelle inglesi devo star lì e leggere bene i sottotitoli e faccio anche fatica a volte, però potrebbe diventare un video eterno, quindi
Non mi soffermo più di tanto, se volete vedere il seguito o se volete sentire parlare ancora di serie TV, fatemelo sapere con un commento e mi raccomando rispondete anche voi alle domande del tag, magari con un commento, tanto non sono tante, o fatemi anche solo un elenco delle vostre serie preferite. So che in molte si stupiranno che non guardo The Walking Dead, che è una cosa che guardava Francesco sempre, e io quando sapevo che c'era la TV accesa non scendevo neanche le scale, mi fa troppa paura già solo il rumore di quella serie TV. Quindi si stupiranno in tantissimi, ma io credo di non aver visto neanche, cioè sì, avrò visto mezza scena se va bene, perciò non lo sentirete nominare da me, ma penso che da Edo sì, perché mi pare di aver visto che lui lo segue, ma non voglio anticipare nulla, andate mi raccomando a vedere anche il suo video, rispondete anche voi al tag. Spero di avervi tenuto compagnia, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!